Oh, no. Oddio. Raga, non so se ci siamo capiti. Mamma. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Today is the day e come avrete letto dal titolo, oggi stiamo a provare la nuova Cutie Collection di Nabla. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella e seguitemi su Instagram non chissà per quale particolare motivo, oltre perché ovviamente mi fa piacere, ma anche perché, come avete potuto vedere nel video di Natasha De Nona, io lì spesso metto le scontistiche presenti, quindi se seguite Instagram e le storie magari riuscite ad acchiapparvi tipo come ho fatto io e alcune di voi la palette della De Nona scontata, per esempio. Grazie ovviamente innanzitutto a Nabla per avermi inviato gentilmente l'intera collezione da farvi vedere e siamo di fronte a una collezione super ricca con un tema ben preciso che va a seguire quello già lanciato in precedenza la scorsa estate con le due piccole Cutie Palette. Ovviamente trovate in info box tutti i link ai prodotti, sto facendo il bravo, li sto mettendo. La Cutie Collection si compone di tre kit. Ciascuno dei kit comprende una shadow palette, un bullet in abbinato e un Cupid's Arrow, che è tipo un matitone che può essere utilizzato per labbra, eyeliner, multiuso, diciamo. E nell'ordine abbiamo Platinum, Metropolitan e Wildberry. Per fare un video il più esaustivo possibile andrò ad utilizzare ciascuna palette per occhio uguale anche per i bullet e vedrò un attimino come sistemare i Cupid's Arrow. Partiamo subito con la P. Luigi, la mia vecchia è terminata quindi ho ricomprato quella nuova sul loro sito, la potete trovare sul loro sito, su London Loves Beauty oppure Claire's Beauty, dove ho un codice sconto non affiliato quindi serve solo a voi per risparmiare, che è Liquors 10, ve lo lascio anche questo nell'info box dove vendono anche Colourpop, Juvia's, Sigma, Louise, eccetera eccetera. E a sto giro ho preso la colorazione un po' più chiara, la 05. Partiamo subito con la Cutie Palette Platinum, che è questa qui dai toni tutti silver eleganti metallici, e qui abbiamo due opache, tutto il resto sono shimmer. All'interno di ciascuna palette troviamo tutte le formule classiche di Nabla. Come colore di transizione questo qui, che si chiama Aristocracy. C'è del fallout in cialda, a me personalmente non disturba, però ve lo dico sempre. La pigmentazione, come vedete, è alta fin da subito, come sempre. Andato su veramente molto facile, ho ripescato il colore solo due volte, come sempre a me la formula loro opaca piace molto, non è un transition chiaro, questo lo voglio dire, è molto più sfruttabile rispetto a come lo vedete in cialda, però non è uno di quelli iper chiari. Adesso vado con questo più scuro tenebra e definisco il mio angolo esterno, uguale tenebra fa fallout, però è ultra pigmentato raga, cioè veramente super pigmentato. Scusate se vedete un pizzichettino di shimmer, ma ieri ho utilizzato dei glitterini e anche con lo scotch non sono andati via. Riprendo un pochettino di Aristocracy, non vado a fare nulla di Instagram perché penso che alla maggior parte di voi piaccia vedere la performance easy to go. Ok, la sfumatura è stata veramente facile da realizzare, a me la formula degli opachi di Nabla piace da morire, però comunque avrete sempre l'obiettività delle cose, non è un look chiaro, cioè il fatto che sia platinum non sottintende che sia chiaro, è comunque bello carico, molto elegante, molto intenso, però le polveri sono andate su veramente bene. Passiamo ora alla ciccia, credo che andrò ad utilizzare lui nell'angolo interno e lui nell'angolo esterno, gli perdiamo Priceless col dito, wow, questo è il payoff che avete sul dito, è un oro bronzo freddo, super bello, vedete già, molto molto cute. Causa la mia forma dell'occhio vado a prenderlo anche con un pennellino, è rigorosamente asciutto, questo qua è del brand P. Louise e vediamo se, ok, si preleva assolutamente, come sempre. Wow, questo pennello è precisissimo, fa un'applicazione, sembra una cat crease ma senza concealer. Motivo anche per cui non ho voluto fare la cat crease, per farvi vedere la resa 100% senza aiuti degli eyeshadow. Vado ora a prendere questo qui, che so che non ci starà bene, ma si chiama Gem System e mi ispira tantissimo. Wow, e lo applico col pennello. Ripeto, non ci sta super bene, mi rendo conto. Colore molto, cioè bellissimo, vedete in camera.
Questo gem system, raga, sembra avere tipo dei glitterini che più lavorate il prodotto più si rivelano. Veramente bello. Riprendo un pochettino di Priceless di prima e fondo i due colori insieme. Strabello, davvero tipo preziosissimo sto colore. Riprendo Tenebra e sfumo Gem System. E Tenebra, raga, è un colore noce freddo, mi sembra. E sta da Dio con questi shimmer qua. E se vi piace il look grafico può andare anche bene così. Qualora voleste qualcosa di più fuso insieme, basta prendere un pennellino di precisione e ammorbidire le parti qua in alto degli shimmer. Vado a prendere ora questo colore qui che mi ispira da morire, che è Luxuriance. Voglio swatch. Oh mio. Oh lord. No raga, cioè è prestato molto meno rispetto agli altri. Oddio. Ma è argento puro. Mamma raga. No, questo è, c'è una formula incredibile. Io adesso ho cercato di farvi vedere più colori insieme, mi manca solo questo. Secondo me è strabella questa palette, è molto particolare, quindi ovviamente vi devono piacere queste tonalità. Però la performance mi sembra parli da sola. Io raga, a me la piace. Sapete benissimo che non vi mentirei mai e non mi mentirei mai. Quindi se mi seguite anche tipo su Instagram sapete che io Nabla la uso sempre, e il miglior modo per capire se una cosa ci piace o no è vedere se la usiamo. Io Nabla è uno dei miei brand pref e la uso sempre. Via con l'altra palette. Comunque non c'è stato tantissimo fallout, se non quando ho preso il pennellino piccolo che era un po' più rigido, meno avvolgente sullo shimmer. Appunto con lo shimmer argentato era un po' meno prestato rispetto agli altri secondo me, e quindi c'è stato un pochettino di fallout qui. Passiamo ora alla Metropolitan, che è la mia preferita, così a vederla è questa qui con queste colorazioni. Tiro fuori questa, raga, perché già tutti su Instagram comunque me l'avete fatto presente, io ve lo volevo far vedere. Rispetto alla Coral, la Metropolitan ha Feelings e Anyway in Nothing Personal e Lord, che nella Metropolitan sono più freddi come colorazioni. Chiaro è che se avete già questa, mi rendo conto che questa qua vi risulti meno appetibile. Anche in questo caso due opachi, quindi partiamo da Nothing Personal, che è il rosa. Questo fa quasi niente fallout, cioè dovete andare a insistere bene bene col pennello e poi lo fa rispetto al transition dell'altra palette, ma anche lui è super pigmentato. Ovviamente è un colore tendente al fluo, al corallo, molto acceso. Io lo stendo bene bene con calma, picchiettandolo per avere il massimo della copertura totale. Questo mi sembra un filo meno burroso degli altri, dei primi due provati. Adesso non so se è perché il pennello è meno fluffy, meno flessibile diciamo, però ho notato questa cosa. Può essere anche il pennello. Io una costellazione qui. Ok, anche lui è andato su molto bene. Ripeto, mi sembra un po' un filino più asciutto rispetto a quelli della Platinum. Adesso vado a prendere Lord, che a differenza del colore di prima è un classico marrone, non scuro quanto quello di prima. E questo qua fa più fallout in cialda rispetto al rosa. E lo applico qui, anche questo pigmentato. Riprendo il rosa di prima e li sfumo insieme. Ok, sfumatura fatta, ho faticato un attimino di più a fondere il marrone con questo. Vuoi perché sono due tonalità completamente opposte, vuoi perché questo è un filo più asciutto. Nulla di negativo, però mi andava di segnalarlo. Lo faccio sempre lo stesso look, voglio andare su questi tre. Prendo l'oro qui, vado a sentimento, no, è inutile che io mi forzi. Sì, questo è un foiled. Che bello, che bello, che bello. No, vabbè. Raga, non so se ci siamo capiti. Non so se ci siamo capiti. No, ragazzi, no. Cioè, non si può dire. Non si può, non lo so. Sembra liquido. Cioè, non so come spiegarmi. È proprio un foiled meraviglioso, raga. Full pigment. Payoff totale, fa pochissimo fallout. L'ho preso con le dita. Ovviamente fa pochissimo fallout per essere un foiled preso con un dito della Madonna e messo qui. Ora vado con Dissolution, questo qui. Per Dissolution è chiaro. No, senti. Uso Love Resign. Tra l'altro mi fa scassare perché Love Resign è esattamente la combo di questo più questo sull'occhio, almeno sul mio occhio con queste luci. Ok, questo so far è il mio preferito di look. E prendo finalmente Alaska. Ah, man. Questo è un duochrome, mi sa. Questo è un duochrome.
Io lo preferisco col dito. In base all'inclinazione della luce cambia. Bello, 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 bello. La star della palette è questo qui. Dissolution, raga. Mamma, che bello. Che texture ricca poi. No, raga. Oh, lord. E andiamo all'ultima prima che mi cada l'occhio. Ok, segnalo poco un po' di stain del rosa, un pochettino si è trasferito un pochettino sulla palpebra. Passiamo ora alla Wild Wildberry, che è una di quelle più quotate su Instagram. Questo qua è lo schema colori, molto molto wild, molto molto berry. Qui abbiamo due brillantoni, uno un po' brillantino ma subtle, e tre opachi. Dio, quale uso? Però utilizzerei questo, dai. Venom fa fallout anche lui in cialda. Vediamo come si comba urta o streghetta. Anzi, facciamo così, fermi tutti. Facciamo Venom all'esterno. Guardate quanto scrive ancora. Non lo sto ripescando, eh. Continuo a scrivere. Questo è il look che poi tengo, quindi lo faccio un attimino più strutturé. Un payoff allucinante, raga. È meraviglioso. Uso Botanic Juice, quindi la parte interna. Spero non sia troppo Fallout. Super profondo come colore, mamma mia. Sono tutti degli opachi belli presenti, c'è anche quello che useresti come transition. Questo in tutte e tre ho notato, a parte nella Metropolitan che ha il pink coral. Gli altri opachi sono tutti super presenti, belli, belli intensi, diciamo così, ecco. Tutte le texture che ho provato finora non mi hanno segnato la palpebra. Magic trick, prendo una compact powder, in questo caso la close up, e vado a addolcire le estremità qui, perché all'inizio dell'occhio non mi piace mai avere qualcosa di extra carico. Vado a fare la cut crease. Ok raga, senza perdere tempo voglio andare su questo qui, Bucolic Baby, perché mi dà delle vibe di mandarin che ciaone. E raga, quando vi parlo di fallout tenete anche presente che con le dita è un po' più facile avere del fallout. Poi raga, è ultra sottile, quindi se avete l'occhio bagordo come il mio, sottilissimo. Applico Blackberry, che è un marrone con una punta di viola, vinaccio, stra bello. Io voglio provare Alchemy, mamma, 2.0. Questo è un duochrome azzurro rosa. Facciamo che lo shimmer di prima ci è servito a dare la base più rosata, to. Raga, io che pensavo che la mia preferita sarebbe stata la seconda, invece... Eccomi qua, it's time to utilizzare i Cupid's Arrow, ognuno contenuto in ciascun kit legato alla palette. E lì, come potete vedere, mi manca tutta la parte inferiore proprio perché voglio andare ad utilizzare uno o due di questi qua. Volevo intanto far notare che tutti e tre hanno il temperino, che è praticamente staccando il tappino alla fine del packaging, c'è il temperino, così lo potete temperare. Credo che per forza di cose andremo ad utilizzare questo qua, che è il Cupid's Arrow, quello della palette Berry che abbiamo utilizzato per ultima. Questa qua è la punta. Oh god, è super scrivente. È scriventissimo ed è super burrosa come texture. Ok, la mia, essendo molto burrosa, si modella subito. Secondo me, raga, con questi si possono fare anche degli smokey super quick con le dita, perché è veramente tanto intenso. Ne applico un pochettino di questo qua nude vicino all'interno. Carino! Questo secondo me come lipstick o lip liner è molto figo. E lo sfumo. Passiamo ai bullet, non vado in ordine perché il secondo lo voglio mettere per ultimo. E questo qua è il packaging, molto molto cute. Partiamo con Metropolitan, che è un nude nocciola. Questo è il colore, raga, ovviamente sta male col look, ma a me personalmente sta male pur piacendomi tantissimo. È un nocciola leggerissimamente caldino con una punta di marroncino aranciato, molto molto bello. In camera è un filo più grigio. La texture, come vedete, è lucida, cremosa, non segna le righette, è scorrevole, raga, chiaro, perché è cremosa, non è opaca.
e con ciò che ne concerne la texture non opaca, quindi il transfer andrà ritoccato, però il colore è molto bello. Passiamo all'altro. Il primo è stato anche molto facile da togliere, ovviamente. Questo è Wild Berry dell'ultima Shadow Palette ed è il più scuro. Questo il colore è da buon inverno profondo, lo reggo molto bene, non è super carico, però vedete l'effetto è iper plumper, è un colore stra bello secondo me, anche in questo caso lucido e ovviamente otticamente più pigmentato rispetto l'altro perché il colore è più scuro. Comunque per ora tutti e due hanno avuto un ottimo rilascio colore, molto molto bello. Secondo me se vi piace il finish lucido 1, 2, 3 vai che sai di dover ritoccare, però è super comodo, secondo me questa formula può andare. E ora metto l'ultimo, questo è quello che terrò ed è Platinum della prima collezione. Oh raga, questo è il mio preferito, stessa cosa, formula pigmentata, comoda, confortevole, lucida, quindi si trasferisce e la dovrete ritoccare. Se dovessi scegliere fra i tre, ovviamente io prenderei questo, ovvero Platinum, mentre degli stick prenderei quello Berry perché è veramente utile. E volevo dire un'altra cosa, secondo me se avete un po' di problemi nella sfumatura della rima inferiore, questi con la punta precisa secondo me sono più comodi perché evitate di fare l'alone e iper appesantirlo. Vedete quanto è concentrata la zona e è tutto lì. Devo dire che mi ha sorpreso l'utilizzo di questo, cioè io non sono una persona da prodotto multi-use, però mi ha sorpreso. Questo ragazzi era tutto per il video, spero tantissimo vi sia tornato utile, vi sia piaciuto, ho cercato di fare il possibile per farvi vedere tutto quanto, spero che sia stato chiaro. Collezione secondo me approvata, ottima qualità, belle texture, performanti, facili, carinissima l'intuizione dei Cupid's Arrow, i lipstick mi piacciono, le palettine mi sono piaciute. Ovviamente mi rendo conto che se dovete priorizzare, la Metropolitan ha due shades abbastanza simili alla Coral, quindi se doveste priorizzare sicuramente la prima è quella con i colori più inediti, la terza è un bel mix, questo che ho su, di un po' di tutto, questa qua è cugina a questa. Per il resto io mi sono trovato molto bene con tutto, tutto promosso, grazie mille per aver guardato il video, grazie a Nabla per avermi inviato tutta questa meravigliosa collezione, mi raccomando lasciate un like e un commentino, fatemi sapere qual è la vostra cosa preferita della collezione, la vostra palettina, il vostro Cupid's Arrow, ok, e il vostro lipstick. Sono super curiosa di vedere cosa vi piacerà. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.